Oggi giornata partita in modo movimentato, stamattina alle 6 sentiamo il nostro cane che abbaia e vediamo una macchina ferma davanti al cancello di casa. E abbiamo capito subito, c'erano i carabinieri, non c'era solo una macchina ma erano tre furgoni più una macchina, non ci suonavano, mi hanno telefonato dicendo che volevano parlarmi. Il problema, il motivo era che volevano perquisire la credenza, perché cercavano due compagni, non ci hanno detto per che cosa. E avevano un mandato di perquisizione, quindi siamo andati in credenza, sono andati nei locali dove noi accogliamo le persone, hanno fatto una perquisizione, uno particolarmente raffinato ha preso i miei libri e li buttava pure per terra. E questa mattina sono arrivati sei agenti dei carabinieri, più penso una macchina sotto casa mia per perquisire casa, e la motivazione era in seguito a un episodio successo a fine di quest'estate, insomma a settembre, dopo una cena in Clarea era stato fermato un compagno in mezzo bussoleno e noi ci eravamo fermati a vedere che cosa succedesse. Quindi un episodio di poca importanza sostanzialmente. Si sono appigliati a questa cosa, in particolare per quanto mi riguarda, per sequestrarmi tutti i materiali informatici e quant'altro, e inoltre per darmi obbligo di firma giornaliera qua in caserma Susa. Alle 5:30 sono arrivati al presidio per perquisire tutto quanto. Adesso siamo qui in caserma. Si sono state contestate a me personalmente la presenza a Bussoleno durante una, chiamiamola, manifestazione, ma niente di più. E però niente, adesso vogliono darmi l'obbligo di firma. Non hanno trovato naturalmente niente se non dei vecchi volantini. Uno di questi era un volantino del 79 di lotta continua per il comunismo. Volevano sequestrarlo senza rendersi conto del ridicolo, perché i ragazzi che cercavano nel 79 non erano ancora nati. Via Fontane era assolutamente tutta blindata, c'erano almeno 30 carabinieri che sono entrati dentro nel cortile e sono saliti appunto ai piani superiori dove c'è l'alloggio. Anche il circondario era tutto blindato, la gente si chiedeva che cosa fosse successo, addirittura un commerciante che ha aperto il negozio e aveva un furgone fermo davanti al negozio è venuto a chiedere se cercavano lui. Insomma, un ennesimo atto vile da parte di magistratura, procura e forze dell'ordine, che sostanzialmente non ci fermerà e continueremo nella nostra lotta. E niente, allungheranno la lista delle cose che hanno a mio carico. Contemporaneamente hanno portato giù anche gli altri due che erano al presidio, Michele e Biagio. È la solita intimidazione che però, come sempre, non fa effetto. Difatti immediatamente la gente di Via Fontana sono venuti da noi a chiedere notizie e a darci piena solidarietà. La Valsusa paura non ne ha, il movimento Notav è più che mai fraterno e solidale. Diciamo che questa del presidio è stata una cosa finora mai vista, perché non avevano mai avuto il coraggio e l'impudenza di venire al presidio, che è un simbolo intoccabile, e invece stavolta non è stato così, e sarebbe anche opportuno cominciare a pensare a questa cosa, perché bisogna rimediare immediatamente.